Buongiorno Stefano. Buongiorno, ciao Valentina, ben trovata. Grazie. Ciao Stefano. Grazie Stefano, ben trovato. Ben trovato a te. Intanto permettimi una parentesi veloce, salutiamo Santuzzo che è all'ascolto, mio caro amico, e visto che è un momento difficile nel suo lavoro, intanto gli mandiamo un abbraccio gigantesco. Detto ciò, torniamo a noi Stefano. Vi ho lasciato, ci siamo lasciati, se non mi sbaglio, vi ho detto spero di trovare al mio ritorno un allenatore. Sono tornata, non è cambiato nulla, se non forse stiamo andando un pochino peggio, insomma, un punto della situazione vogliamo fare. Ma chi lo sa poi se è peggio per... Io stamattina vedi, dividerei il discorso, perché poi ho la sensazione che ormai ci sia, siccome c'è una sorta anche legittima di assuefazione al disastro, che è tecnico, è organizzativo, è d'immagine, che ormai adesso ogni cosa che succede intorno alla Roma viene letta quasi con spirito quasi un po' sadico, un po' anche masochistico, no? Sì. C'è il senso che il discorso stamattina, cioè, intanto non è una sorpresa, perché chi ha la bontà di seguire questa radio, soprattutto questo spazio, sa perfettamente quali erano le previsioni su Allegri, e soprattutto quale doveva essere, secondo quello che noi abbiamo, i ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni, quale doveva essere l'atteggiamento della Roma già da tante settimane. Sì. In relazione a questa scelta. Diciamo che il danno che la Roma subisce oggi, lo schiaffo che subisce, come scrive qualche giornale, è uno schiaffo d'immagine, perché è il secondo allenatore inquadrato nel mirino che preferisce un'altra situazione. Addirittura questa di Allegri, da quel punto di vista dell'immagine, è ridicola, perché Allegri rimane esattamente nel posto dal quale voleva scappare, tant'è che è assolutamente vero che si è offerto lui alla Roma addirittura diversi mesi fa, ma insomma la Roma lo ha convinto in questi mesi che era molto meglio restare a Milan e beccarsi gli insulti di Berlusconi che non venire a Roma, guadagnare di più e comunque vivere evidentemente una realtà organizzativa e tecnica assai meno rassicurante e meno soddisfacente. Quindi da questo punto di vista il danno all'immagine è enorme. Poi se entriamo nel discorso pratico, la Roma cosa perde? Non ha perso Ferguson, perché gli stessi ascoltatori che oggi descrivono, basterebbe guardare i nomi, i nickname, spesso pittoreschi, insomma, che magari tanti, non tutti ovviamente, che oggi descrivono commentando per certi versi legittimamente questa ennesima buffonata, sono gli stessi che si chiedevano che bisogno ci fosse di dare tutti quei soldi ad Allegri e per quale motivo non fossero stati inquadrati altri obiettivi. Quindi diciamo che dal punto di vista tecnico tanto un allenatore si trova, sempre che a Trigoria si svegli, no? Il danno è minimo di perdere Allegri, perché tutti gli allenatori di cui si parla stamattina, io mi voglio schierare apertamente, da Valverde, che è un nome nuovo, anche se uno conosciutissimo, a Blanc, a Bielsa, sono nettamente superiori dal punto di vista del curriculum personale rispetto ad Allegri. Sono ovviamente allenatori stranieri, qui c'è sempre questa, abbiamo avuto questa ondata di sciovinismo per cui vogliamo che l'allenatore della Roma sia soprattutto uno che sappia non solo mangiare ma cucinare la pagliata. Io la penso in modo assolutamente opposto per un sacco di ragioni. So perfettamente che grazie mi verrebbe da dire ai cretini che la gestiscono, la Roma dovrà ripartire anche una volta da zero, che riparta con un allenatore italiano, con un allenatore straniero, cambia nulla, perché comunque dovrai dar tempo a tutto l'ambiente, sperando che l'ambiente sappia conquistarsi fiducia con i risultati, il tempo di maturare. Che devo dirvi, questa è una vicenda pittoresca che ha dei risvolti grotteschi e anche a mio avviso, nonostante le ricostruzioni dei giornali che sono ancora inevitabilmente approssimative, perché la cena chissà se con Bunga Bunga finale o meno, magari hanno fatto il trenino in treno, lo so, è finita abbastanza tardi, però ha dei risvolti pazzeschi, come è rivelato tra l'altro con un mirabile colpo giornalistico, non so quanto pubblicità, perché ero fuori Roma e non ho potuto seguire le radio, la Repubblica sabato mattina. Voi avete letto, no? La ricostruzione della vicenda. Sì. Quindi sì. Con colloquio tra Letta, Enrico Letta e Berlusconi, in cui non so per quale motivo a un certo punto hanno cominciato a parlare di calcio, anche perché credo che Enrico Letta di calcio non sia neanche particolarmente appassionato. Amici, certamente romanisti, anche qualche collega giornalista, e Berlusconi a Letta avrebbe appunto rivelato che voleva a tutti i corsi sbarazzarsi di Allegri, che era molto persino
persino contento del corteggiamento della Roma, e quindi Berlusconi quasi chiedeva a Letta di farsi tramite, ci fai sapere alla Roma che può trattare Allegri senza impedimenti, perché la Roma poteva anche legittimamente pensare che Berlusconi, avendo un contratto, un allenatore sotto contratto, fosse cercato del fatto che la Roma lo fosse andata a cercare. E a questo punto Letta, non avendo conoscenze nella Roma, ha contattato il presidente del CONI, che oltre ad essere il capo dello sport italiano tutto è anche romanista, che è Gianni Malagò. Gianni Malagò ha fatto sapere, immagino a Baldini o al dirigente della Roma, che c'era questa possibilità di trattare. E questa cosa è stata già letta, ho letto ieri dei commenti, anche il mio amico Maurizio Crosetti, che tra l'altro scrive su Repubblica, ha detto: ah, è pazzesco, Malagò che fa il mediatore o il procuratore, non... Malagò ha fatto semplicemente, ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque in una situazione del genere, magari ha fatto, non so con quale giudizio abbia di Allegri, l'ha fatto magari più volentieri in quanto romanista, ma quale sia lo scandalo del CONI, io penso, ricordo presidenti del CONI che hanno fatto di peggio negli anni, quindi cioè, si trattava semplicemente di segnalare una situazione, se vogliamo una squadra amica, ma l'avrebbe fatto secondo me anche se ci fosse stato di mezzo lo titolo, nel senso che qual è il problema di dire mi interessa quella cosa, si può fare, no? Anzi, era quasi una forma di pacificazione. Comunque è andata come doveva andare. Allegri, dall'altro, che si è comportato con la Roma in un modo che la Roma si merita, perché ripeto, bisogna essere cretini davvero, proprio all'ennesima potenza, per intavolare una trattativa in questa maniera e rimanere per la seconda volta con le mani vuote, sputtanandosi in via definitiva agli occhi della gente, quando, ripeto, c'era la possibilità per mesi, c'è stata la possibilità di andare a cercare allenatori, e poi con una comunicazione leggermente più efficace si poteva anche cercare di convincere la piazza che tutto sommato quali fossero i motivi di una scelta, no? Tu avresti avuto più tempo facendo circolare, no, la candidatura, ci sono 2000 modi per far sapere, no? Sembrerebbe che la Roma si è mossa su questo o su quello, e nei mesi fai capire alla gente che quali sono stati i motivi di quella scelta. Secondo me sarebbe stato tutto molto più facile. Adesso ci si muoverà con l'affanno e soprattutto col fiato sul collo di un'opinione pubblica, che è quella dei tifosi, che è sempre più confusa, sempre più divisa. Mi viene da dire, io ripeto, ero lontano, ma insomma l'immagine l'ho vista anch'io, mi pare anche sempre più pilotata, perché quando anche solo fossero state poche decine, credo fossero di più, di persone che si recano a Trigoria con gli striscioni in un momento come questo, sì, ritengono che ci sia da contestare un attore come Paolo Calabresi delle Iene e un personaggio e una figura della Roma come Katia Augelli, io credo che ci sia qualcosa che non funziona, insomma, credo veramente. Poi è inutile che quando tanti ci telefonano e ci dicono: ma io non mi faccio condizionare dalle radio, adesso pensare che pensare adesso con tutta, io ripeto, con Katia Augelli avrò parlato due volte in vita mia, quindi non posso neanche definirla un'amicizia professionale, proprio non la conosco professionalmente, potrebbe essere la più brava o la peggiore responsabile della stampa del mondo, ma pensare, ripeto, che una persona che si occupa di rapporti con i giornalisti possa avere un'incidenza sull'andamento della Roma significa, e soprattutto significa non conoscere questo ambiente, che in effetti viene giudicato da gente che non l'ha mai avvicinato, e mi riferisco ai commentatori, che convincono la gente appunto che ci sia un ruolo, che i giornalisti esercitano chissà quale ruolo, quando gli insulti che arrivano a Katia Augelli da molti commentatori sono legati al fatto che magari gli ha risposto a qualche telefonata in meno rispetto ad altri, gli ha concesso più spazio o un'intervista in meno rispetto ad un altro collega, però noi non possiamo, cioè già è di una malinconia incredibile scendere in questa minutaglia proprio da retrobottega di macelleria, neanche proprio da, no? Sono queste proprio le frattaglie, no? Ma che la gente poi si faccia condizionare da questi pareri, insomma, cioè, vogliamo prendercela con Baldini, con Pallotta, con chi vi pare, insomma, no? Evidentemente con chi vi pare, ma pensare che a far male della Roma in questi mesi, perché sono stati, ho visto quelli tra i più fischiati, siano stati un attore delle Iene che ha rivelato una cosa che sta là e poi ognuno la giudica come gli pare, vedo che chi mi è rimasto coinvolto, uno in particolare, continua a dire che lui ha vinto in questa vicenda, perché si vede che sentirsi dare dei cialtroni da un tribunale, da un giudice che dice che si è talmente cialtroni che non si merita neanche di essere giudicati, perché più o meno questa è la sostanza di quella decisione, la vittoria, è perfetto. Allora
perfetto, loro hanno vinto, però perde chi va dietro a queste cose. Perché si smarriscono gli obiettivi veri, sì, e si crea la confusione, che è esattamente quello che chi manovra questo tipo di vicende vuole. Una volta le contestazioni erano spontanee, si partiva ai tempi del mortadella con le cose, no? Una volta gli rovesciarono non so quanti quintali di carote. Un'altra volta arrivarono pesci marci presi a Ostia in quantità industriali, ma non c'erano dietro quelli che spingevano per andare lì con gli striscioni, che segnalassero questo o quello. Erano manifestazioni assolutamente più spontanee e che avevano un significato diverso. Questa che significato c'ha? È una contestazione assolutamente doverosa alla società e a quello che sta facendo, però quando vedo quegli obiettivi capisco che insomma sotto ci sono le firme. Sono tutte firme che non mi piacciono. No, anche perché insomma mi sembra ovvio che sia un'esasperazione che poi viene canalizzata nel posto sbagliato, no? È ovvio quando tu dici, cioè, se la prende e poi imbeccati da gente opinabile, ma al di là dell'essere imbeccati con persone che in questo momento non possono essere il male della Roma, vedi Paolo Calabresi, insomma, che poi voglio dire, per quanto lo stesso l'ufficio stampa della Roma, cioè, non è quello il problema, non è esatto. Della comunicazione, sì. Se non si prende un allenatore rispetto ad un altro. Tra l'altro, Stefano, credo che a Milano, a Napoli, a Firenze non sappiano manco chi sono i responsabili dell'ufficio stampa, insomma soltanto da noi succede, quindi vedo questo è un dettaglio, no? Però ti dimostra poi perché c'è tanta confusione, perché quando comincia anche la gente, che è quella che dovrebbe vivere certi fenomeni più da vicino, comincia clamorosamente a sbagliare obiettivi perché viene pilotata, perché si fa trascinare in situazioni a volte che hanno dietro risvolti assolutamente personali, ripeto, insomma come si fa? Ma che basta adesso che uno si metta a strillare contro questo o quello per avere un'incidenza sul giudizio della gente? No, io non posso pensare che la gente sia così. E però è quello che va negli occhi, è quello che ha girato per l'Italia, sono quelle immagini là, sono quelle centinaia di tifosi che sono andati a Trigoria, che vengono etichettati in tutta Italia come i contestatori della Roma. La Roma ha tutto si è meritato assolutamente la contestazione, però perlomeno che si inquadrino, no, i bersagli in maniera adeguata, perché se no diamo comunque all'esterno la sensazione di essere una banda di sciamannati, cioè esattamente come i dirigenti che hanno portato la Roma in questa situazione. Ma probabilmente, Stefano, è proprio questo il pensiero dei diversi allenatori che comunque ci pensano e poi dicono no alla Roma, perché se uno come Allegri accetta, no, io vado a leggere nel comunicato che è stato diramato ieri sera, si è trovato un accordo su diritti e doveri della società verso l'allenatore e dell'allenatore verso la società. Inoltre si è parlato anche del tipo di gioco che il Milan dovrà praticare. Praticamente Allegri si è prostrato ai piedi di Berlusconi, cioè, è stato commissariato, tanto questo non ha precedenti, nel senso che tutti i presidenti, no? Io ricordavo tempo fa quelli spagnoli, no? Che vogliono allenatori molto spregiudicati, che chiedono squadre che facciano tanti gol, che spesso è una domanda che i presidenti fanno in Spagna agli allenatori che ingaggiano, cioè, quanti gol pensa che potremmo segnare, e questo ci sta pure, insomma, no? Perché il calcio viene vissuto essenzialmente come spettacolo, specialmente in quei paesi. Però arrivare al punto che si debba concordare com'è il tipo di gioco significa farsi commissariare, significa abdicare al proprio ruolo. Ma ne sono contento per Allegri, che in questa vicenda ha dimostrato di essere esattamente quello, perché passa per divertente, ma uno che il giorno che si deve andare a sposare, che c'ha tutti gli amici invitati, i parenti, e non si presenta all'altare, non è divertente, è un cretino. Ed è una persona evidentemente con senza nessun equilibrio, anche estremamente poco serio, a me non mi piace, a me non mi fa ridere una cosa del genere, non lo trovo minimamente divertente. E è l'uomo delle convenzioni a uso, è beccato pure questo, evidentemente ha trovato lì a Milano una situazione per cui a cui non riesce evidentemente proprio a rinunciare, anche può darsi pure che abbia un fondo anche di masochismo, per cui può darsi che più prende calci nel culo da Berlusconi più è felice, ci sono quelli che godono, no, in questa maniera. Io sono convinto che lui magari questa cosa la provi, ma è un problema suo. La Roma doveva chiamarsi fuori da questa vicenda. Sì, la Roma ha commesso questo errore clamoroso, l'abbiamo detto tante volte, è andata dietro a uno psicopatico, quale Mazzarri, che è uno dei personaggi più strani. Io sono molto curioso di vedere questa sua stagione, anche perché c'è una regola cabalistica che noi così autoironicamente tiravamo fuori quando era in ballo per la Roma, cioè non ha mai sbagliato una stagione, ecco appunto, insomma c'è una regola implacabile nel mondo dello sport. Questo vediamo, perché magari arriva la prima stagione che sbaglia. E comunque era uno assolutamente inaffidabile, uno che ti dice
a un minuto dalla fine della partita, non ho adesso, da adesso sono disposto a, a sentire offerte quando erano mesi, quello che lavora per lui senza neanche poterlo fare, il suo avvocato ha sentito il mondo, lui faceva la parte di quello della mammola, adesso sono libero, ho deciso di non restare al Napoli, venitemi a cercare, quando già praticamente era già d'accordo, di fatto già quasi d'accordo con l'Inter. E quest'altro che sai perfettamente, perché questo, perlomeno questo ha avuto l'onestà di farti capire in tutti i modi che avrebbe preferito restare a Milano. Quindi la cretina, come al solito, della Roma, che doveva andare su altri obiettivi, ma ci poteva andare da marzo. Ci andrà adesso, speriamo che ci riesca limitando i danni. Io ripeto, tutti i nomi in circolazione, tutti i nomi in circolazione, sono, tranne a parte Donadoni, che non mi sembra allenatore del livello né di Mazzarri né di Allegri, con la scarsa simpatia che soprattutto oggi mi lega a entrambi, sono superiori a queste soluzioni, a mio avviso. Non hanno esperienza del campionato italiano, chi se ne frega, forse meglio, ti dico, perché se stanno fuori da questa monnezza, dalla miseria che abbiamo visto celebrarsi anche in questi giorni, forse anche in queste ore, è meglio, ci avranno un modo di isolarsi, ci avranno una corazza e forse, come diceva prima Alice, sono meno, conoscono meno questo ambiente e quindi hanno meno tentazione di scappare piuttosto che di venire, perché stanno all'estero e tutto quello che arriva molto ovattato e l'allenatore straniero pensa sempre che il calcio sia il calcio e che magari l'ambiente condizioni poco, perché contano i gol fatti, i gol non presi, le squadre costruite. Io sarei sempre comunque andato, anche per un fatto di cultura, su uno straniero che è più lontano dalle zozzerie del nostro ambiente, che non mi piace mai a nessun livello. Il nostro calcio mi fa schifo dal punto di vista della gestione e dell'immagine che ha ormai, non mi piace niente del calcio nostro, vedo i tifosi della nazionale, non so quale nazionale, visto anche quello che succede, gli equivoci, le situazioni che si accavallano, le giustificazioni. Quel discorso ci porterebbe lontano, ma uno straniero viene comunque da un altro mondo, dove sanno, viaggiano più coi piedi per terra, sanno che lo sport è sport, che poi esistono anche altre cose, si isolano da certi ambienti, non li conoscono e quindi sanno, magari non ne vengono condizionati. Io tutta la vita vengo straniero. Ah, Stefano, di nomi stranieri, allora parlavamo di piste straniere, anche perché poi al di là delle motivazioni logiche, mi sembra che poi gli italiani siano anche finiti, per cui anche volendo, insomma, no, non ci sarebbero più. Ad ogni modo, insomma, piste straniere che verranno battute necessariamente dalla Roma, sembra essere in pole position Laurent Blanc, con l'aiuto eventualmente di Vincent Candelà come secondo, anche per addentrare, no, un pochino nella situazione Roma e non fare lo stesso errore tra virgolette che si è fatto con Luis Enrique, di non avere mai un appoggio che possa fargli capire subito com'è qui la piazza, uno che a Roma la conosce e molto bene. Sono stati fatti anche diversi altri nomi, tra l'altro Mimmo Ferretti questa mattina ci propone un'analisi, tanto per aprire o chiudere alcune finestre come Mancini e Spalletti, le lascia abbastanza chiuse, aprirne invece altre possibili come Blanca, appunto, Rudy Garcia, Rijkaard e Valverde e Bielsa, per andare su altri panorami. Al di là di quello che farà la Roma, cosa pensi di questi nomi? Partiamo da qui. Io l'ho già detto, mi piacciono tutti più di Allegri, tutti, assolutamente tutti, anche Garcia, che viene trattato come fosse un apprendista stregone, c'è un'altra scommessa, che ha vinto il campionato in Francia, non viene dalla Serie B spagnola, con una squadra che non ha titoli, perché il Barcellona B, anche se vince il campionato, non succede niente, perché non viene promossa alla seconda, insomma, però gli altri ovviamente hanno ancora più esperienza. Blanc è uno che ha vinto tutto con la nazionale francese, ha allenato la grande il Lyon, Valverde ha girato l'Europa con eccellenti risultati, Bielsa è un genio. Bielsa è un genio, è in qualche modo il punto di riferimento di Guardiola, basta guardare interviste, dichiarazioni, insomma è uno che ha una capacità carismatica, tra l'altro assoluta sui giocatori, forse il più grande tra questi scopritori di talenti, personaggio secondo me fantastico, poi ideale per Roma. Non gli piace fare interviste e parla con nessuno, cioè, proprio esattamente quello un po' antipatico pure, anche con questa sua faccia vagamente simile, un po' Lamberto Giorgi, un po' Calderoli, insomma, no? Vanno tutti bene, vanno tutti benissimo, ma sarebbero andati bene, benissimo, probabilmente anche Mancini, anche Spalletti, a me i ritorni non piacciono, ma lì c'è un problema di ingaggi che è spaventoso, insomma. Mancini guadagna praticamente il doppio di quello che la Roma ha offerto Allegri e c'ha un contratto ancora, quindi rinunciando perderebbe come minimo un paio di milioni di euro all'anno. E io insisto, cioè, so qualche collega non è d'accordo, secondo me un grande allenatore
che rimane a spasso, quest'anno si ripiazza abbastanza facilmente, in Italia o all'estero. Si ripiazza a settembre, ottobre, quando le cose già cominceranno per qualcuno a precipitare. Per cui si può anche fare questo tipo di scelta, specialmente quando appunto si ha uno stipendio per così diversi anni di quella portata. Spalletti in tutti i modi possibili e immaginabili ha fatto sapere che sta bene dove sta. Sì, quindi sì. Io poi ripeto, insomma, mi ricordo il meglio di Spalletti e mi ricordo il peggio di Spalletti. Mi ricordo come se ne andò e gli ultimi mesi alla Roma com'erano. Non mi pare di aver visto sollevazioni popolari quando andò via, perché il suo rapporto era assolutamente chiuso. È chiuso anche con alcuni giocatori che tuttora stanno con la Roma, ha cominciato a Totti. Forse bisognerebbe ricordarsene queste cose, visto che poi a distanza di tempo ci si dimentica di tutto. Cioè, oddio, che bello se tornasse. Quale Spalletti torna? Quello tra che si inventò, insomma, esatto, un modulo che ci ha fatto sognare, o l'ultimo che sbatteva i pugni sul tavolo perché si era stufato di vedere Totti che faceva i colpi di tacco? Perché le cose vanno dette, vanno conosciute, vanno dette, soprattutto andrebbero ricordate. Invece purtroppo in questa città non si ricorda niente a nessuno. Tra l'altro, insomma, stiamo un pochino a vedere. Mi sono un attimo persa nei tuoi. Volevo dirti qualcosa, però poi seguendoti attentamente mi sono persa quello che ti stavo per dire. Questo è. Questa è la paella. Questa è molto bella. Con la sangria. Sto in overdose, calcola. Cioè, veramente devo stare acqua e acqua per i prossimi due mesi, credo, più o meno. Però, insomma, a prescindere da Roberto Mancini, ha appena risposto, perché stavano arrivando anche dei messaggi. Hai risposto tra le righe, facendo questo piccolo cappello, insomma, sui nomi che sono a disposizione. Al di là. Ah, Stefano, ecco dove volevo arrivare, perdonami, cioè, mi sono ritrovata da sola. Credi che insomma, anche chi da fuori, ammesso e non concesso che sia a seguire le faccende poi della Roma, perché possono interessare a noi, insomma, che siamo sempre qui, magari poi che è fuori non è che sia così attento, però gli ultimi movimenti magari un pochino sbilanciati, se vogliamo, di questa dirigenza possono aver tolto, secondo te, appetibilità e credibilità al progetto Roma anche a chi si affaccia da fuori, oppure pensi che non sia un rischio? No, penso di no. Ma qui c'è gente che stanno a spasso, nel senso che hanno chiuso la loro esperienza. Bielsa ha fatto un anno straordinario con la del Bilbao, quest'anno è andato molto meno bene, ha avuto dissapori con la società, insomma, le campagne acquisti sono quelle che sono. Lui veramente lì ha fatto le nozze con i figli secchi per due anni. È uno che ama molto costruire, non a caso le cose più belle le ha fatte con la Nazionale Olimpica e Argentina, dove sono usciti fuori tanti dei fenomeni che adesso. Uno è proprio questo James Rodriguez, che è quello che è stato comprato con una cifra esagerata dal Monaco, no? Era sì. Tutta gente che lo ha, tanti nomi della nazionale argentina di quegli anni, poi sono diventati fenomeni assoluti, no? In altre in realtà più importanti, li ha proprio pescati lui uno per uno, fece un lavoro di selezione tale che poi gli ha guadagnato anche la promozione alla guida della nazionale A. No, ma questi vengono, c'hanno Blanca, sono già quasi due anni che sta sparso, quindi sì. Non e poi ripeto, insomma, gente che ha avuto questo tipo di esperienze, che veramente hanno allenato in tutte le, pensa a Valverde, che viene addirittura da campionati anche molto complicati dal punto di vista ambientale. Penso che non si faccia proprio, non gliene freghi proprio niente, cioè che ritenga pure di poter fronteggiare tranquillamente una piazza calda. Ripeto, questi non sono nomi che non. Questi sono nomi purtroppo che contrasteranno, e lo vedrete immediatamente, con la realtà di una opinione, di un opinionismo romano, per cui siamo aggiornati purtroppo a questo luogo comune melenso della romanità, insomma, dimenticando tanto che la Roma non ha mai vinto nulla con un romano in panchina, manco italiano si può dire, perché ripeto, io manco capello considero particolarmente italiano, ma soprattutto che nella storia Roma non ha mai prodotto un allenatore che fosse Fulvio Bernardini, perché alle spalle del grande Bernardini il più grande di tutti è Mazzone. E penso di aver detto tutto. Questo lo storicamente, lui andare a cercare, e questo dice la realtà di questa città. Quindi invocare l'allenatore romano romanista significa essere un po' confusi. Ecco, mi limito a dire questo, non voglio pensare di peggio. Dico essere un po' confusi, perché non c'è nessuno, perché sappiamo, la storia ci insegna, e qui insomma pare che conti tanto, perché è un'evocazione continua di imperi, di gladiatori, di scuri bipenne, di daghe e di scudi, e mi pare che la storia però non abbia insegnato nulla. La storia è qualcosa, se conta la tradizione più importante è che con i romani si vince, con i romani in panchina, poi soprattutto se non ce ne sono,
Perché quali sono questi romani? C'è Francesco Rocca. Ecco, andiamo subito, Stefano, a rispondere a chi ci scrive. Ma dato che sembravano tanto fissati su un allenatore italiano e sembra libero Stramaccioni, c'è questo rischio, così, visto che parli anche dei romani, la chiudiamo? Ma assolutamente no, dai, cerchiamo. Ecco, non pensiamo, però, ecco, dobbiamo anche dare un limite, ecco, diamo anche un limite al cretinismo di chi ci ha infelicitato la vita in tutti questi mesi. Insomma, sono assolutamente degli sbandati, perché siamo ancora dobbiamo leggere, insomma, se qualcuno che dice ma se io sono il problema me ne potrei andare, io insomma credo che a prescindere dal fatto che è evidente che il problema non è soltanto Franco Baldini nella Roma, no? Certo. Però io penso che ognuno deve ragionare per se stesso, perché se ogni volta uno deve incastrare la propria situazione professionale all'interno di un quadro internazionale, beh, è evidente che tutto decade, no? Cioè, come pensare che uno scaricando l'acqua del cesso faccia esplodere un terremoto in Guatemala, non è esattamente così. Però se scaricando l'acqua del cesso ha provocato un allagamento di casa sua e creato un danno pure ai vicini di casa, è evidente che ha fatto una scemenza e ne dovrebbe prendere atto comunque, no? Senza stare a inquadrare sempre, no? Le situazioni in chissà quale contesto. Una persona normale al posto di Baldini se sarebbe da tempo rassegnato dimissioni irrevocabili, ecco, senza interrogarsi del fatto se la Roma, ma forse la Roma ha bisogno di me, no, la Roma avrebbe bisogno di un altro e di altri in assoluto. Stefano, parliamo un attimo di mercato, anche se diventa un po' difficile farlo senza un allenatore, perché comunque nel momento in cui si era accostato il nome di Mazzarri alla Roma, allora andava bene Zuniga, adesso Zuniga va bene per l'Inter, però potrebbe rimanere al Napoli. Nel momento in cui è stata invece la panchina della Roma accostata al nome di Allegri, allora andavano bene Nainggolan, Astori e Matri, perché comunque erano tre giocatori che erano stati con Allegri nello stesso Cagliari. A prescindere da Benatia e da Rafael soprattutto sembra ormai essere chiusa la trattativa, che cosa ti aspetti a questo punto da questo mercato, al di là dell'allenatore che verrà, perché comunque diventa a questo punto difficile anche fare delle supposizioni, perché non conoscendo il tecnico non puoi conoscere anche il tipo di gioco, il modulo, i giocatori che possono fare. Molti li sceglierà lui, li ha scelti purtroppo, alcuni li ha scelti anche il maestro quest'estate, dice il giocatore, non è che ne ha presi tutti i Sabatini, insomma alcuni fenomeni sono venuti su precise indicazioni, magari non erano al top, no, dei suoi desideri, non c'è nessun dubbio che lui avrebbe voluto Verratti ed era sicuramente meglio che Taxidis, che questo anzi avrebbe fatto in questo caso certamente, lo dico senza, per una volta senza sarcasmo, avrebbe fatto un regalo alla Roma se fosse riuscito a convincerla a prendere quel giocatore, ma al di là di questo non è che quando si parlava andava bene, è che questi allenatori contattati dalla Roma hanno espresso in relazione alle potenzialità della Roma e ai suoi difetti soprattutto, hanno dato delle indicazioni. Mazzarri ha indicato Zuniga e non soltanto lui. Allegri alcuni li ha contattati lui addirittura, perché questo l'ha detto anche Alberto Costa ai nostri microfoni, no? Ci ha confermato due cose fondamentali che non sono mai state smentite né dal Milan né tantomeno da Allegri, cioè che Allegri si era offerto alla Roma, ha detto attenzione che io a fine anno sarò disponibile perché non ne posso più di Berlusconi, e la seconda cosa è che aveva contattato i giocatori, uno di questi credo che fosse proprio, alcuni credo che fossero proprio Madri, Astori, Nainggolan, quindi non erano giocatori che andavano bene ad Allegri sì, pensava sì. Che potesse, ma che se è normale, adesso l'allenatore che verrà avrà le sue preferenze, se viene Blanc ti pare che non si porta un francese, ma io sarebbe la prima cosa che farei, ma come hanno fatto, come ha fatto Spalletti a San Pietroburgo, cioè tu arrivi, te porti un italiano due, no? A parte i tuoi collaboratori, ma nello spogliatoio ci vorrei mettere uno che non perché ti debba fare la spia, ma insomma uno con il quale ti puoi confrontare in un'altra maniera, anche più di uno. Certo, non sì. È che poi i francesi in assoluto non è che siano proprio gli ultimi giocatori d'Europa, no? Per cui insomma se riuscissimo a acchiappare per esempio qualche esterno qualche esterno basso, una mezza punta, un attaccante esterno, lì c'è tanta roba adesso. In Italia, in Francia e anche i francesi che giocano all'estero in altri campionati. Quindi me l'immagino come Bielsa, penso che avrebbe. Bielsa certo non ci avrebbe problemi ad allenare Rafael, visto che stava per andare al Santos ad allenarlo, la squadra dove Rafael è nato, sì. E chiunque viene gli starà benissimo bene, ecco, Benatia tra l'altro è uno che parla pure la stessa lingua di Blanca ad esempio, sì. Sì. Ed è un giocatore che comunque manda bene a chiunque. Benatia, a parte Marquinhos tra i giovani, è stato nettamente il miglior difensore centrale del campionato, no?
No, un ottimo, è un giocatore che... un ottimo elemento, un ottimo elemento. Lui, a prescindere dall'allenatore, è uno che va bene sempre. Infatti, ma purtroppo io so che hanno fatto anche altre operazioni molto interessanti. Però se ne di fuori adesso, loro si vergognano a tirarle fuori adesso, perché chiaramente ritengono prioritaria la scelta dell'allenatore. Se ne parliamo noi, facciamo la solita figura che sembra che vogliamo concedere, no, l'onore delle armi a quelli che insultiamo tutti i giorni, che poi non è manco giusto, tra l'altro, perché se fanno delle cose giuste e corrette, sarebbe bene segnalarlo. Però ripeto, insomma, ormai la confusione è tale che se tu dici, però io so che se io dicessi Sabatini però sul mercato non si sta muovendo male, io divento amico degli americani, dei cosi, degli straccioni, dei cosi. In realtà, se la Roma prende Benatia, questo si può dire, ha preso un difensore che quest'anno ha trattato a gennaio il Milan, che voleva la Juventus, che c'ha difensori tutti quanti ultra trentenni, i suoi centrali sono fortissimi, i migliori d'Italia, ma tutti ultra trentenni, e che il Napoli considerava prioritario per il suo rafforzamento. Sono tutte squadre che sono arrivate nettamente avanti alla Roma, e la Roma prende quello che è stato in questi ultimi due anni, direi un anno e mezzo, ha fatto una crescita spaventosa, il miglior difensore centrale del nostro campionato, quindi è un grande colpo. Però purtroppo ormai, siccome qualunque cosa accada viene letta negativamente, perché questo non per colpa di chi la giudica, semplicemente per quello che vediamo tutti i giorni, rischia pure questo di passare così in cavalleria, ed è un peccato, perché poi bisognerebbe avere in questo momento, e capisco che è difficile per la gente, avere la lucidità di giudicare caso per caso. È come la vicenda di Allegri, no? Allegri non è venuto, ed è la figura, è l'immonda figura di DM che tu hai fatto per l'ennesima volta, no? Perché adesso magari saranno capaci di dire, quando presenteranno un nuovo allenatore, che avevano sempre pensato a lui e non a tutti gli altri, perché purtroppo mai questa faccia lo sappiamo di tolla che ce l'hanno a Trigoria. Il problema è che era sbagliata la scelta. Ripeto, al di là del valore di Allegri, al di là del valore di Mazzarri, su quei due non si doveva andare. Chiunque conoscesse i caratteri, le situazioni del calcio italiano, no? certi rapporti di forza che ci sono, mettersi a fare il braccio di ferro con Galliani, si vede in questo momento che è peggio. Io, secondo me, ieri, poi tra l'altro, e poi magari chiudiamo questa cosa perché ce ne può fregare di meno, ma secondo me è la solita, enorme, gigantesca furbata di Berlusconi questo tipo di accordo, perché siccome lui ha intenzione in prospettiva di affidare il Milan ai figli e di togliersi dalle scatole una figura ingombrante come Galliani, lui, avendo una convinzione con Allegri che non può essere cambiata nell'arco di pochi giorni, evidentemente lui ha fatto firmare la lettera di licenziamento in bianco a Galliani, cioè senza data. Dice, perché sia chiaro, io do questa, intanto il prolungamento di contratto ad Allegri non l'ha dato, cioè, adesso partiamo come dite voi, e così vuol dire che la prossima volta, invece che caccio all'allenatore e l'amministratore delegato. Questo non c'è, lui si è proprio preparato il terreno ed è convinto di questo, se no non faceva tutto sto casino per far sapere al mondo che considerava Allegri un incapace, no? Ed è tutto evidente che lui pensa che con l'incapace il Milan non farà, non partirà alla grande in questa stagione, e lui si è preparato una strada. Dice, perfetto, facciamo come dite voi, così invece di cacciarne uno poi ne caccio due. Non benissimo. Un'ultima domanda prima di salutarci, Stefano, cosa pensi di Candelà possibile vice di Blanc? Ma a me mi sta simpatico Candelà, ma insomma penso di Candelà che, voglio dire, a me mi fa ridere solo il pensiero di vederlo. Mi auguro, insomma, che questi anni che so per lui sono stati anche abbastanza abbastanza complicati, no? Lui ha cercato la strada in tutti i modi, dopo aver abbandonato il mondo del calcio, non è stato manco fortunatissimo, no? Ha provato a far procuratore, certo si era buttato anche in una cordata, mi dicono, improponibile di possibili acquirenti della Roma quando ci fu l'asta, no? Lanciata l'asta da Unicredit per il passaggio di proprietà della Roma, che ne so, è uno pure lui che non ha mai fatto un giorno da tecnico a nessun livello, no, è uno che conosce l'ambiente, certamente è amico di diversi giocatori, ma bisogna vedere quanti ne rimarranno, insomma, nella rosa attuale, forse rischia di essere amico solo dei Totti, nel senso che gli altri, se De Rossi va via, non so come le cose come andranno, può dare una mano, certo è più romanista di Della Vigna, visto che, insomma, che Luis Enrique ha pensato bene di portarsi un laziale dietro, che aveva pure un ex laziale che l'aveva pure convinto che era meglio
meglio andare via a Formello piuttosto che a Madonna, davvero. Di quella rimane una cosa alloggiata, dove stavo, alloggiata. La prima cosa che avrebbe dovuto fare uno come Baldini, visto che questo manco la fa l'allenatore, soprattutto non ha nessuna intenzione di venire a Roma, è di regalargli una piantina, no? Compresa quella, anche quella extra raccordo, no? Quelle grandi che si aprono tutte, gli faceva vedere dove stava Trigoria, e forse anche lo stesso Luis Enrique, per un fatto anche l'utilità, non sarebbe andato a abitare proprio dove va, magari, ecco, chi gioca con la Lazio, che c'ha il campo d'allenamenti alla periferia nord della città, insomma, ecco. Solo Barzelletti, insomma, ecco, a Candelà può dare una mano, può fare da interprete, no? Insomma, ecco, sulle sue a me mi fa ride solo l'idea di vederlo con quelle giacche arancioni, rosa shocking, lo incontro ogni tanto in Prati e mi faccio sempre un sacco di risate. Poi sulle sue capacità, che ti al di là della simpatia, è un giocatore che io ho adorato. Però insomma, ecco, mi sembra un altro simpatico pazzoide, può darsi pure, che tanto dice uno più uno meno, almeno lui è simpatico, ecco, rispetto a quelli che lavorano per la Roma, che oltre a essere, guardate che non sono pazzoidi, spesso sono cretini, che peggio, e quasi sempre sono arroganti, e quindi non, invece Candelà, pur essendo francese, sarà che è un francese strano, è un francese mezzo spagnolo, un francese della Camargue, una terra di confine, una terra meravigliosa, dall'altro è uno che parla pure lo spagnolo, dall'altro, e non è probabilmente diverso. La cosa che mi sembra importante è, ecco, che arrivasse uno del carisma di Blanc, che è uno poi antipatico giusto, no? Nel senso, uno molto, molto pieno di sé, di grande autorevolezza, è stato un giocatore fantastico. Ci vuole questo, è il fatto di essere convinti. Pure Bielsa pure antipaticissimo, io credo. Ci interessa, l'abbiamo detto mille volte, Stefano, dobbiamo andarci a cena fuori, anzi, deve essere anche Valverde mi dicono che è simpatico per niente. Io i simpatici, ti ripeto, insomma, io la pagliata e la coda alla vaccinata le vado a mangiare con gli amici, esatto. Non con gli allenatori della Roma. Gli allenatori della Roma non lo fa gli allenatori, isolandosi completamente da questa fogna a cielo aperto che è diventata questa città dal punto di vista proprio della rappresentazione del calcio. Esattamente. In tutti i suoi aspetti. E che ha trascinato nella fogna a cielo aperto, sono scivolati ovviamente i tifosi, che trascinati dalla passione spesso non ragionano, non si rendono conto in che razza di strumenti diventano nelle mani dei tanti zozzoni che stanno qui, che godono come matti di fronte ai disastri da Roma. Io capisco la critica deve essere, però io l'accetto dalle persone oneste, la critica, non da quelli che non vedono l'ora e che si sente che godono in questo momento. Io non godo per niente, sono assolutamente avvelenato e non dimenticherò mai quello che è successo il 26 maggio, anche se qui invece all'improvviso ci comunicassero che con un colpo di coda arrivasse Mourinho portandosi tre o quattro giocatori da 60 milioni di euro l'uno, ecco, quella cosa non si cancellerà mai. Quello non lo scorda nessuno, Stefano, purtroppo, insomma, l'ennesimo regalino che ci hanno fatto, e insomma più arriverà uno distaccato in grado di fare il suo percorso convinto di se stesso e meglio sarà. Speriamo pure che arrivi presto. Continueremo a parlarne ovviamente domani, vedendo se ci saranno anche degli sviluppi, fosse mai in giornata, anche se probabilmente non sarà così. Intanto ti lasciamo al tuo lunedì lavorativo, non semplicissimo come al solito, ma sicuramente portato avanti a testa alta, e noi ci troviamo domani qui puntualmente alle 9. Grazie Stefano. Ciao Stefano. Un abbraccio a tutti, a te, ciao.